Le associazioni a Levante, il Piccolo Principe, ringraziano Palazzo Leuzzi per aver organizzato insieme a noi e per aver ospitato questo evento, ma soprattutto Carla Vistarini per essere con noi questa sera per un magico incontro. Carla Vistarini ha pubblicato il suo romanzo e in questi anni ha dato forma e spessore a quello che è stato il nostro immaginario, paroliera di canzoni memorabili, autrice di notevoli trasmissioni di successo, autrice di teatro. Negli anni è andata costruendo veramente quello che era il modo più diretto per far arrivare le sue storie a tutti noi nel passare degli anni. Questa sera sarà con noi e tramite questo romanzo senza filtri le sue storie arriveranno a noi direttamente dalla sua voce, ricca di esperienze, ricca di aneddoti e di una professione lunga davvero tantissimo. Quindi la ringraziamo ancora di essere qui con noi questa sera. Sono felicissima di avere questa sera Carla Vistarini a Galatone e di avere tante persone che sono venute entusiaste come me e come noi a conoscerla e sentirla parlare del suo libro, che merita davvero di essere letto perché è molto divertente e, come lei stessa ha detto, semina problematiche attuali di grande profondità trattandole con una leggerezza degna del miglior Calvino. Grazie a tutti. Allora, intanto sono felicissima di essere qui a Galatone, è un'accoglienza meravigliosa, degna della migliore tradizione italiana e di questo luogo stupendo che è il Salento. L'occasione è ancora più bella perché vengo qui per presentare un romanzo, quindi un romanzo che viene accolto da queste opere d'arte che sono nella città e nei cuori delle persone, perché sono stata accolta veramente come una persona di famiglia. Il romanzo è un romanzo importante, è un giallo, quindi si legge con molta tranquillità, serenità, è molto scorrevole. Nello stesso tempo, tra le righe, racconta una realtà contemporanea, forte, difficile. È un noir dove seguiamo le avventure di questa piccola bambina di 3 anni e di un barbone che è stato un uomo molto ricco, che i quali devono sfuggire a una caccia spietata da parte di forze oscure della criminalità. L'epilogo non ne possiamo parlare perché è un giallo, vi invito tutti a leggerlo e ringrazio ancora tutti quanti del Salento per questa meravigliosa accoglienza, siete nel mio cuore, grazie.